A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti da Maurizio Monti e dalla redazione di Traders Magazine Italia. Abbiamo per il webinar di questa sera un vero e proprio record di iscritti e direi quindi di attendere ancora un minuto perché sto vedendo moltissimi che si stanno collegando in questo momento. Questa sera sfidiamo la capienza della nostra piattaforma di webinar, la cosa ovviamente ci fa immenso piacere. Ancora un minuto per attendere chi si sta collegando in questo momento. Dico subito che in abbinamento a questo webinar, l'ingegner Mattioli, che è il relatore d'eccezione, come sempre, di questo webinar, parleremo di 10 titoli del Nasdaq, oggi 10 titoli esplosivi, ci ha promesso l'ingegner Mattioli, o quantomeno 10 titoli interessanti su cui gli investitori accorti possono puntare. Dico subito che c'è un'offerta speciale collegata a questo webinar che permette con il prezzo dell'abbonamento a 6 mesi di prendere un anno, 12 mesi di servizio. Praticamente con la tariffa dei 6 mesi prendete un anno intero di Nasdaq Professional. Prendere un anno intero di Nasdaq Professional significa partecipare ad una equity line veramente straordinaria, la sto aprendo adesso, che la trovate pubblicata sul sito di Traders Cup, il sito del braccio operativo, diciamo, di Traders per quello che riguarda i servizi di trading, i servizi di investimento e di trading. Quello che vedete è l'equity line del servizio, con l'elenco delle operazioni che sono state fatte da un anno di servizio. I 10 titoli di cui parleremo oggi sono 10 titoli per festeggiare i risultati che hanno avuto gli abbonati di Nasdaq Professional nella partecipazione a questi risultati. Vedo molti collegati che sono anche abbonati al servizio. Per coloro che non lo sono, c'è questa occasione, a mio avviso, straordinaria, che non so se potremo ulteriormente ripetere. L'ingegner Mattioli ce l'ha consentita ancora una volta per questa volta. È un'opzione 6x12, compra 6 mesi e prendi un anno, ed è legata in modo particolare, riservata ai partecipanti al webinar di questa sera, di oggi. L'offerta 6x12 la trovate nella pagina abbonamenti di Traders Cup alla pagina di Nasdaq Professional. Bene, l'ingegner Mattioli è già collegato, parleremo di 10 titoli esplosivi vincenti nella biotecnologia, nella robotica, parleremo dell'analisi di questi titoli e come al solito l'ingegner Mattioli ci metterà a
a conoscenza di quelle che sono le sue considerazioni su questi titoli e sulle modalità, le metodologie che lui utilizza per selezionarli, per sceglierli nell'ambito del mercato Nasdaq. Ingegnere, Gianni, ti vedo collegato, pronto con il tuo microfono. Direi che ti faccio arrivare sul video la richiesta per acquisire il ruolo di relatore. Cortesemente conferma la richiesta. Eccolo qua, stiamo vedendo il tuo desktop dove puoi aprire le tue slide. Sono visibili? Perfetto, sì, direi che possiamo dare inizio alla tua esposizione. Prego, Gianni, grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti. Cominciamo a vedere i contenuti del webinar di oggi. Io farò un breve excursus sul primo anno operativo del Nasdaq Professional, con i risultati che abbiamo raggiunti, delle 45 operazioni che abbiamo realizzato nel primo anno con il Nasdaq Professional. Ne ho selezionate tre, che spiegherò in dettaglio, riguardano i titoli Sorrento Therapeutics, Oclaro e Acacia Communications. Poi abbiamo selezionato quattro titoli sotto la lente, due nel settore della robotica che sono Mazor Robotics e Cognex, e altri due titoli nel settore della biotecnologia che sono Ionis e Sangamo Therapeutics. Siamo in epoca di pubblicazione della prima trimestrale dell'anno. Stiamo seguendo con attenzione tre titoli il cui futuro nel 2018 dipenderà molto dal risultato che presenteranno il primo trimestre. Questi tre titoli sono Tesla, GoPro e Baidu, azienda cinese. Infine chiuderò il webinar con una tabella su 25 titoli che con Nasdaq Professional stiamo seguendo con maggiore interesse e su cui stiamo attendendo la pubblicazione della prima trimestrale che avverrà tra il 15 aprile e il 30 maggio. Poi nella tabella che vi presenterò ci sono le date specifiche della presentazione del primo trimestre per ognuno dei 25 titoli che abbiamo selezionato e che stiamo seguendo. Comincerei subito con un breve riassunto di quello che abbiamo fatto con Nasdaq Professional, che è nato nel marzo del 2017. Il primo anno la equity line ha raggiunto un rendimento del 219% e il 2018 fortunatamente l'abbiamo iniziato con il piede giusto, abbiamo mandato 9 segnali, hanno tutti raggiunto il target profit del 10%, quindi da gennaio ad oggi abbiamo un equity line al 90%. Nasdaq Professional, molti di voi sono già abbonati, quindi sapete che Nasdaq Professional si rivolge a traders e a risparmiatori investitori. A Nasdaq Professional noi seguiamo circa il 10% di titoli quotati al Nasdaq, li seguiamo costantemente e sono un archivio di circa 300 titoli, con un turnover di circa 30 titoli ogni mese, cioè da questo archivio, dipendendo dal momentum del titolo e quindi dall'opportunità di investimento nel breve periodo, quando questo non si verifica, vengono eliminati i titoli che non sono un'opportunità di investimento nel breve periodo e vengono sostituiti con altrettanti che invece lo sono. Il Nasdaq Professional, come abbiamo già detto diverse volte, opera con il metodo dell'analisi fondamentale, quindi noi studiamo i bilanci, lo storico degli utili, le previsioni degli utili futuri e poi tutte quelle considerazioni che già abbiamo fatto in occasione del webinar quando abbiamo parlato della valutazione di azienda, quindi l'analisi del mercato e il posizionamento strategico. Il fatto di operare sui singoli titoli tramite l'analisi fondamentale ci rende relativamente protetti da grandi trend di mercato, sia al rialzo che al ribasso, perché seguendo i titoli e guardando a loro con il metodo dell'analisi fondamentale, i trend di mercato sono meno influenti rispetto ad altre tecniche di analisi di trading. Questa è la equity line del primo anno.
Nel 2017 eravamo partiti piuttosto bene, abbiamo raggiunto quasi un 100% nei primi 2 mesi, poi abbiamo avuto una sorta di ansia da prestazione, quindi abbiamo voluto esagerare un po' e abbiamo pagato un prezzo con una serie di stop loss che si sono verificati nell'aprile-maggio del 2017. Poi abbiamo aggiustato il tiro e da quel momento vedete che la equity line è cresciuta in maniera continua ed importante. E a tutt'oggi abbiamo realizzato in tutto 45 transazioni. Qui vi faccio un riepilogo di quello che è stato fatto tanto nel 2017 quanto nel 2018. Nel 2017 ci sono stati inviati 36 segnali, 20, 28 hanno raggiunto il target profit del 10%, quindi hanno comportato un rendimento del 280 e siamo incorsi in 8 stop loss che ci sono costati 151 punti. Gli stop loss, come ho detto, sono avvenuti tutti in questo periodo qui, nell'aprile-maggio del 2017, poi non se ne sono più verificati più. Quindi il rendimento di 9 mesi, perché abbiamo cominciato nel marzo del 2017, il rendimento di 9 mesi è stato del 129%, che proiettato su base annua sarebbe il 161%. È comunque un risultato rispettabile. Purtroppo ci siamo mangiati un po' di punti con questi stop loss ravvicinati nel periodo di aprile-maggio 2017. Il 2018 fortunatamente l'abbiamo iniziato con il piede giusto, abbiamo già inviato 9 segnali e sono andati tutti in target profit e quindi il rendimento della equity line a questo punto nei primi 3 mesi è del 90%. Siamo riusciti a stare alla larga dagli stop loss. Quindi non abbiamo avuto nessuno stop loss nei primi 3 mesi di operatività del Nasdaq Professional. Qui vi indico le 9 operazioni che sono state realizzate nel 2018. Qui avete il nome della società, il simbolo, la data dell'invio del segnale, il buy limit e il target profit che è il 10% superiore al buy limit. Questa è la data d'ingresso, cioè la data in cui si è verificato il buy limit e questo è quando si è verificato il target profit. Questi sono i giorni intercorsi tra il buy limit e il target profit. Vedete che sono sempre operazioni che hanno una conclusione abbastanza ravvicinata di 2 giorni, 11, 7 e via di seguito. Solamente questi 2 titoli li aveva in portafoglio e quindi c'è voluto un po' più di tempo per raggiungere il target profit. Facendo il riepilogo del primo anno, le transazioni totali sono state 45, i target profit raggiunti 37, gli stop loss 8. Questo è il rendimento totale nei primi 12 mesi del Nasdaq Professional. Attualmente abbiamo 9 titoli in portafoglio, 12 segnali non sono stati eseguiti perché non è stato raggiunto il buy limit, quindi il totale dei segnali inviati nel primo anno sono 66. Ulteriori dettagli del nostro servizio Nasdaq Professional: il tempo medio dell'investimento è stato di 24,8 giorni, quindi è inferiore ad un mese. Dei 37 segnali inviati ed andati a buon fine, 25 sono arrivati al target profit in meno di 15 giorni. 12 segnali invece hanno impiegato più di 15 giorni, di questi 12 solamente 8 hanno impiegato più di 30 giorni. Questo è quanto riguarda l'operatività del primo anno di Nasdaq Professional. Ripeto, il 2018 è stato iniziato con il piede giusto e ci auguriamo di ripetere la performance del 2017 e, se possibile, riuscire a fare qualcosa di meglio. Iniziamo a vedere 3 delle operazioni che abbiamo fatto, spiegandovi anche le motivazioni che hanno portato alla scelta di questi titoli. La prima società è Sorrento Therapeutics, che è un'azienda di biotecnologia, che ha lo studio, che
che diciamo, ha un farmaco importante, che è un antidolorifico per i tumori ed è particolarmente importante quando viene somministrato allo stato terminale, perché ha degli effetti antidolorifici molto importanti. Con Sorrento Therapeutics abbiamo fatto due operazioni nel maggio dell'anno passato. Qui vedete tutti i dati, avevamo un buy limit a 1,60 e un target profit a 1,76. Questa operazione è stata realizzata e conclusa in 4 giorni. Ne abbiamo fatta anche un'altra, sempre nel mese di maggio dell'anno passato, con buy limit a 1,58 e target profit a 1,73. Questa è stata più rapida ed è durata solamente 2 giorni. Questo è il grafico di Sorrento Therapeutics nell'ultimo anno. Noi siamo intervenuti con le operazioni in questo momento qui, quando il titolo era abbastanza stabile. Però avevamo intuito che questo prodotto antidolorifico di Sorrento Therapeutics avrebbe potuto portare a un forte aumento del valore del titolo, però ci aspettavamo qualche cosa in tempi più rapidi, invece questo ci sono voluti quasi 6 mesi. Questo qui è il primo picco di aumento di valore, e poi vi spiegherò il perché c'è stato, e poi vedete che il titolo ha avuto un'impennata alla fine del 2018, inizio del 2017, scusate, e inizio del 2018. Anche qui vi spiegherò le motivazioni. Sostanzialmente vedete che nell'arco dei 12 mesi Sorrento è passata da valori tipo un dollaro e mezzo a circa 10 nel mese di febbraio di quest'anno. Quindi, diciamo, avevamo individuato questa potenzialità e abbiamo fatto due operazioni su questo titolo. Qui c'è la descrizione delle attività della società. Adesso vi spiego nel dettaglio. Scusate, quello che è successo con Sorrento Therapeutics. Il primo picco che avete visto nel grafico è stato nell'ottobre del 2017, quando il Food and Drug Administration ha ammesso questo nuovo antidolorifico, questo che si chiama Z-Attillido, per la sperimentazione negli Stati Uniti. L'approvazione del farmaco si è realizzata il 28 di febbraio, però vedete che il mercato aveva già, quindi in questo punto qui del grafico, però il mercato aveva già anticipato questo risultato, perché il Food and Drug Administration, che è l'istituzione americana che sopravvede all'applicazione, alla commercializzazione e all'approvazione dei farmaci, aveva già dato segnali positivi in questo senso. Quindi, diciamo, il mercato ha anticipato questo risultato positivo di Sorrento. Tra l'altro, due notizie molto recenti, una del 27 marzo scorso e una del 28. Il 27, Sorrento Therapeutics ha emesso obbligazioni convertibili per 120 milioni di dollari, che sono state tutte sottoscritte nelle prime 48 ore, quindi è stato un successo. Questa richiesta di liquidità al mercato è motivata dal fatto che, avendo approvato questo prodotto a febbraio, Sorrento, ed avendo una possibilità di commercializzazione a livello mondiale, Sorrento si è premunita con una riserva di liquidità di 120 milioni per finanziare tutte le operazioni commerciali che porteranno alla diffusione internazionale di questo prodotto. L'ultima notizia, questa del 28 marzo, quindi di un paio di settimane fa, è che il governo cinese ha autorizzato Sorrento Therapeutics a fare le sperimentazioni del farmaco anche in Cina. Questo è un fatto un po' anomalo, perché di solito il governo cinese è molto restrittivo e molto protettivo dei farmaci nel territorio cinese, appunto. Però c'è anche da dire che il fondatore e amministratore di Sorrento Therapeutics è un cinese, si chiama Henry Ji, e questo deve aver favorito i rapporti con il governo cinese e sudcoreano. Quindi da Sorrento Therapeutics ci si aspettano delle novità positive a livello di commercializzazione anche sul territorio cinese. Qui vi ho riportato il portafoglio farmaci di Sorrento Therapeutics, che sono attualmente in fase di sperimentazione. Tecnicamente il portafoglio si chiama pipeline, come abbiamo già visto in precedenti webinars. Questa è l'area dell'oncologia.
E quindi ci sono dei farmaci contro i tumori, questo è del fegato e questo è contro i tumori solidi. E poi ci sono una serie di altri farmaci antidolorifici, questo è quello che abbiamo già visto ed è già commercializzato, ma poi ce ne sono altri, sono tutti farmaci antidolorifici per i tumori, nello stato medio e nello stato terminale. Quindi stiamo seguendo Sorrento, avevamo già intuito questa grande potenzialità dell'azienda che, come ripeto, è passata da $1,50 a $10 nel giro di un anno. Adesso continuiamo a seguirla per vedere gli sviluppi che avrà questo prodotto a livello internazionale e soprattutto in ambito cinese. Passiamo alla seconda società che è stata oggetto di transazioni della Nasdaq Professional, Oclaro. Oclaro è un'azienda che opera nel settore a fibre ottiche. Abbiamo fatto un'operazione, questa è recente, del febbraio del 2018. Avevamo indicato un buy limit a 6,35 e un target profit a 6,98. Questo target profit è stato raggiunto in 8 giorni. Tenete presente che gli 8 giorni comprendono anche eventuali fine settimana, quindi non sono 8 sedute, le sedute sono di borsa sono minori. Vediamo il grafico di Oclaro nel settore delle fibre ottiche. Vi spiego i due momenti fondamentali che hanno segnato l'andamento del titolo. Il primo, qui all'inizio di novembre, Oclaro ha presentato una trimestrale deludente sia in termini di ricavi che di prospettive. Qui apro una parentesi. Le società americane quotate al Nasdaq che operano nel settore a fibre ottiche hanno avuto negli anni recenti come mercato di riferimento la Cina, perché nel 2015 il governo cinese ha varato un piano di distribuzione della rete a fibre ottiche su tutto il territorio cinese. Quindi era una domanda molto forte, considerando anche le dimensioni del territorio cinese, che sono il doppio di quelle della comunità europea. La Cina ha circa 9 milioni di chilometri quadrati contro i 4,5 della comunità europea. Quindi il cablaggio era una opportunità di business enorme, unitamente a tutti i componenti che accompagnano la creazione di una rete a fibre ottiche, quindi banda larga per internet. Poi nel fine del 2016 il governo cinese ha rallentato questo piano di investimenti e da qui si spiega il calo di fatturato di queste aziende americane nel settore delle fibre ottiche. Questo è parzialmente compensato da una grande crescita di traffico internet che sta avvenendo negli Stati Uniti, questo per tre motivi fondamentali. Uno è il grande sviluppo dell'e-commerce che si sta realizzando negli Stati Uniti, l'altro il cloud computing e la terza componente che sta provocando un forte aumento di traffico internet è il mondo che viene chiamato Internet delle cose, e cioè il collegamento degli oggetti nel mondo Internet. C'è una società di ricerca americana che è l'Istituto Gartner, che ha previsto che entro il 2020 ci saranno 60 miliardi di nuovi oggetti collegati in Internet. Ripeto, 60 Abbiamo forse un problema di collegamento. Gianni, non ti sentiamo più. Maurizio, mi senti? Dove? Sì, adesso ti sentiamo di nuovo. Sì, c'è stato un attimo di interruzione audio. Vi siete persi molto? No, 20 secondi, 20 secondi. Ah, ok. Quindi stavo dicendo, il grande aumento di traffico internet che si sta realizzando negli Stati Uniti, un elemento importante è l'internet delle cose, per cui è stato previsto dall'Istituto Gartner che entro il 2020 ci saranno 60 miliardi di nuovi oggetti che verranno collegati in internet. Questo per dire che da un lato ci sarà un calo di domanda da parte del governo cinese, ma dall'altro c'è un aumento di traffico internet negli Stati Uniti che non comporterà molto ulteriore cablaggio, perché il cablaggio negli Stati Uniti è già stato, cioè in larga parte è già avvenuto, ma tutti i componenti delle reti a fibre ottiche, che sono poi i ricettori e i trasmissori di dati, la cui potenza dovrà essere aumentata sistematicamente.
Questo è stato il primo, questo spiega il primo momento di calo di Oclaro. Noi con Oclaro siamo entrati a questo punto qui a metà febbraio perché abbiamo visto che il price earnings di Oclaro era molto inferiore al rapporto prezzo-utili del settore. Il price earnings di Oclaro a questo momento qui, quando quotava 6,35, era 9 e la media del settore era fra 15 e 20. Quindi avevamo visto che Oclaro era sottovalutata rispetto alla media di mercato. Avevamo visto giusto in realtà. E adesso vi spiego perché qui c'è la descrizione delle attività societarie. La domanda della Cina ve l'ho spiegata, il traffico interno-USA ne abbiamo accennato, e la trimestrale che ha fatto perdere i 25 del valore, anche qui l'abbiamo vista. Siamo entrati il 13 febbraio con Nasdaq Professional con un buy limit a 6,35, che poi in 8 giorni è arrivato a 6,97. Però quello che è successo il mese dopo è che Lumentum, una società di fibre ottiche più importante della Claro, ha acquistato Oclaro per 1 miliardo di dollari ed ha conseguentemente valutato la società, le azioni della società a dollari 9,90. Quindi avevamo visto abbastanza bene che quindi era un 50% in più rispetto al valore di buy limit che noi avevamo indicato, e quindi era corretta la nostra sensazione che in quel momento l'azienda era sottovalutata, perché poi 30 giorni dopo è stata acquistata con un premio del 50%. Qui vi ho indicato una tabella delle previsioni di volumi in dollari dell'e-commerce nel mondo, per farvi capire come si sta sviluppando il volume dell'e-commerce a livello internazionale. Nel 2014, queste sono cifre in miliardi di dollari, erano circa 1.300 miliardi, oggi siamo già a 2.800, quindi in 4 anni i volumi in dollari di traffico e-commerce sono più che raddoppiati, e vedete che le previsioni continuano ad aumentare in maniera significativa. Nel 2021 si arriverà a circa 5 miliardi di dollari, che vuol dire il 70% in più di quello che è in atto oggi. Questo per dire quanto traffico internet ci sarà in più nei prossimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, perché come sapete lì l'e-commerce è all'ordine del giorno. Questo è tutto quanto riguarda Oclaro. Vediamo un altro titolo, Acacia Communications, che è sempre un'azienda simile ad Oclaro perché opera anche lei nel settore delle fibre ottiche. Con Acacia abbiamo fatto un'operazione nel novembre scorso, siamo entrati con un buy limit a 36 e un target profit a 39,6. Questa operazione si è conclusa in 14 giorni. Vedete anche Acacia Communication che ha avuto in questo momento qua, così come Claro, una presentazione a inizio novembre deludente, quindi ha perso valore. Noi siamo entrati a questo punto perché abbiamo visto che c'era stato un ritracciamento eccessivo, e poi la realtà ci dà ragione perché abbiamo approfittato del rimbalzo e raggiunto il target profit del 10% in 14 giorni. Noi siamo entrati qui dopo la presentazione della trimestrale e siamo usciti qui approfittando del rimbalzo che il titolo aveva avuto. Acacia Communication comunque la stiamo seguendo molto attentamente, perché in funzione di quello che vi ho detto sulle prospettive cinesi e quelle americane potrebbero esserci degli sviluppi in termini di valorizzazione del titolo sul mercato. Quindi stiamo aspettando la trimestrale, la data della trimestrale che ancora non è uscita, ma appena uscirà la data trimestrale, che presumibilmente sarà nelle prime 2 settimane di maggio, faremo attenzione a questo titolo. Queste sono le 3 operazioni che abbiamo selezionato per mostrarvi che tipo di operatività il Nasdaq Professional segue, le motivazioni che ci portano a fare queste segnalazioni e poi i tempi medi del ritorno sull'investimento. Passiamo adesso ad esaminare le 2 società di robotica che abbiamo selezionato per il webinar di oggi. La prima è Mazor Robotics. Mazor è una società israeliana che produce robot per operazioni chirurgiche alla colonna vertebrale e al cervello. C'è da dire che quando si tratta di operazioni che richiedono una precisione più che millimetrica, come quelle alla colonna vertebrale e al cervello, la robotica sta svolgendo un ruolo fondamentale.
perché non v'è dubbio che il robot ha la capacità di raggiungere un livello di precisione che la mano del chirurgo avrebbe difficoltà a raggiungere. E quindi in generale nel settore della robotica lo abbiamo visto anche con un altro titolo che abbiamo esaminato in passato, che è la Intuitive Surgical. Anche lì la robotica sta avendo risultati molto interessanti. Questo è il grafico di Meso Robotics nell'ultimo anno. Vedete che un anno fa, ad aprile 2017, quotava circa 30 dollari, poi è andato su fino a 75, poi c'è adesso questo ritracciamento dovuto un po' a turbulenze di mercato per la guerra commerciale tra Cina e USA e adesso queste ultime novità sulla Siria che innervosiscono gli investitori. Qui c'è tutta la descrizione dell'attività della società che con calma potete leggere per chi è interessato. Qui vi faccio vedere le due console, due esempi di console da cui il chirurgo opera e muove il robot. Vi ho poi segnalato, alla fine, nella prossima slide, vi ho inserito un link per vedere come funziona effettivamente il robot in azione durante un'operazione chirurgica. Queste sono le due console tipiche che Mesor fabbrica, sono ovviamente strumenti ad altissima tecnologia e per questo vedremo che la società ha investito molto in questo settore. Questo è quello che appare nel display del video. Questo è un fenomeno di scoliosi laterale molto accentuata. Tramite il sistema di visualizzazione delle console, qui viene fatta una sezione molto accurata di tutta la colonna vertebrale, si decide dove applicare l'impianto, tenendo presente che Mesor negli ultimi 2 anni, credo, ha realizzato più di 200.000 impianti sulla colonna vertebrale. Gianni, Ovviamente sì. scusa se ti interrompo, ma ci sono alcune manifestazioni di entusiasmo dei tuoi fan che dicono che in questo momento OI ha raggiunto il take profit a 28,6 dollari e quindi stanno continuando a festeggiare i profitti, insomma, i tuoi fan. Bene, anche noi quindi dobbiamo rifare l'equity line. Perfetto, dobbiamo aggiornarla a tempo reale. Prego, scusa se Sì, ti interrompo, ma quindi non siamo a 219, ma siamo passati a 229. Mi fa piacere. Stasera festeggerò. esatto. Dunque, ecco, Scusa se ti ho quindi. No, interrotto, ma era no, prego. necessario perché sono in tanti che sono collegati che sono tuoi fan. Prego. Va bene, quindi ecco qui c'è il sito dove potete vedere il funzionamento del robot, how it works, cioè come funziona. Per chi è interessato a questo tipo di argomenti, è un video fatto molto bene e fa capire insomma come la robotica può risolvere i problemi chirurgici in tempi con maggiore precisione. Vediamo gli utili storici di questa società. Come vi ho accennato, Mesor ha investito molto in ricerca e sviluppo per arrivare a queste console di veramente alta tecnologia e quindi fino a qualche mese fa era in perdita. Però vedete che nel 2018 già si prevede un lieve utile e nel 2019 l'utile crescerà esponenzialmente. Questo è dovuto al fatto che Mesor opera in un mercato di nicchia ed ha veramente una tecnologia invidiabile. Quindi queste due componenti rendono la profittabilità dell'azienda molto alta. I dati di bilancio sono confortanti, capitalizza in borsa 1 miliardo e 700 milioni di dollari, è una società che praticamente non ha debiti, ha un passivo corrente di 17 milioni di dollari e un passivo totale di 18, che vuol dire che ha veramente pochissimi debiti, il che vuol dire è confortante a livello aziendale. Questo è tutto per il momento per Meso Robotics. Vediamo la seconda società che riguarda l'automazione industriale. Questa azienda è molto interessante, la Cognex. Ci dedicherò qualche minuto in più nell'esposizione. Vediamo il grafico di Cognex che parte da aprile dell'anno scorso quando quotava circa 40 dollari, poi era arrivata a circa 75, quindi aveva quasi raddoppiato di valore, poi qui c'è stato il ritracciamento del mercato americano di
fine gennaio e qui ci sono queste turbulenze di questi ultimi 10 giorni per la guerra commerciale tra Cina e USA e le varie dichiarazioni di Trump a riguardo, ma sono trend di mercato, non dipendono fondamentalmente dal titolo. Qui c'è la descrizione della società, la potete leggere con calma, è inutile che la leggo adesso. Qui ci sono alcuni fatti salienti di Cognex. Cognex è l'acronimo di Cognition Experts, è una società fondata nel 1981, quindi non è, diciamo, una società novella nel settore dell'automazione industriale. Come vi ho detto, è leader di sistemi di lettura visuale per l'automazione industriale, poi vi ho selezionato dei prodotti che vi mostrerò fra poco, per cui potrete avere un'idea un po' più precisa di cosa significa lettura visuale per l'automazione industriale. È un'azienda che ha 20 uffici, 20 uffici in 20 paesi del mondo e 1700 dipendenti. Il fatto che mi ha sorpreso è quando sono venuto a conoscenza che Cognex è stata quotata al Nasdaq per la prima volta nel 1989 ed è entrata in borsa quotando 1,38 dollaro. Quindi rispetto ai 75 dollari che quotava un paio di mesi fa, chi ha investito nel 1989 ha moltiplicato per circa 50 volte il proprio capitale. È vero che sono passati un po' di anni, ma moltiplicare il capitale per 50 non è da tutti e non succede tutti i giorni. Quindi mi ha colpito questo fatto, questa grande esplosione, diciamo, di questa grande valorizzazione del titolo, anche perché ormai l'automazione industriale è diventato un argomento centrale nell'economia mondiale, quindi chi è o che opera in questo settore ovviamente si valorizza giorno dopo giorno. Cognex ha per il tipo di prodotti ad alto contenuto tecnologico, ha uno spettro di clientela molto ampio, che vanno dalle industrie farmaceutiche all'automotivo, all'aerospaziale e via di seguito, anche produttori di beni di consumo. Una notizia importante è che nello scorso maggio la società ha realizzato un buyback di azioni per 100 milioni di dollari e quando c'è un buyback di azioni di questi valori è sempre un fatto positivo e rassicurante per gli investitori. Adesso vi mostro questi tre prodotti. Premetto che poi vi ho selezionato alcuni video, dei link per alcuni video, perché sono prodotti ad alta tecnologia, quindi spiegarli verbalmente ed in un webinar non è la cosa più semplice del mondo. Questo è il primo prodotto della Cognex, questo è un lettore di oggetti tridimensionale, cioè a dire, in altre parole, faccio un esempio veramente banale. Questo lettore viene applicato lungo una catena di montaggio. Supponiamo che passi una scarpa. Questo lettore legge questo oggetto in forma tridimensionale e lo confronta con le specifiche di produzione che sono già state programmate e fa l'incrocio dei dati. Laddove l'oggetto che lui legge in forma tridimensionale si discosti o per lunghezza o per larghezza o per qualunque altra caratteristica dalle specifiche produttive, questo prodotto viene eliminato dalla catena di montaggio e viene trattato separatamente. Viceversa, se il prodotto che lui sta leggendo combacia perfettamente al 100% con le specifiche produttive che sono state programmate, il prodotto continua nella catena di montaggio. Ho fatto un esempio una scarpa che è veramente banale, però se vedete i video potrete capire la sofisticazione di questo tipo di lettore. L'altro prodotto che vi ho selezionato è un lettore di codice a barra. Sembra un prodotto banale, però oggi all'interno delle fabbriche e nei centri di logistica tutte le merci si muovono con codificazioni, e cioè appena inizia la produzione viene applicato un codice di barra con tutte le caratteristiche del prodotto e la destinazione anche all'interno delle varie catene di montaggio che possono essere presenti dentro all'interno di un sistema produttivo, e poi quando passano di fronte a questi lettori di codice a barra il prodotto viene smistato da una parte o dall'altra a seconda di quello che viene letto nel codice a barra. Anche qui nel video lo vedrete molto meglio, perché spiegarlo a voce non è molto semplice. Questo è un altro lettore, solo che è un lettore laser con grande capacità di precisione. Questo è un lettore che rileva i microdifetti. Io ho assistito a un video
di questo visore laser che ispezionava le palette di una turbina di un aereo per vedere se c'erano delle microfessure e se le inclinazioni di tutte le palette erano corrette. È uno strumento veramente ad altissima tecnologia che viene usato soprattutto nel settore automotivo e aerospaziale. Perché ovviamente la lettura laser con questo livello di precisione è meno utilizzata in sistemi produttivi, diciamo, più banali, mentre nelle componenti aerospaziali e automotive il lettore a fibre ottiche, il lettore laser, scusate, è di fondamentale importanza. Ovviamente tutto questo sistema di organizzazione e di automazione aziendale può essere anche seguito e programmato con un dispositivo mobile, quindi la Cognex produce anche questi dispositivi mobili per seguire tutti il funzionamento di tutti i prodotti e di lettori che sono disseminati all'interno dell'azienda. Cognex è stata un'azienda che ha sempre fatto degli utili anche significativi, quindi ha un buon bilancio. Ripeto, è protagonista di questo processo di cambiamento che chiamiamo Industria 4.0, quindi ha un futuro sicuramente positivo davanti. Gli utili sono previsti in aumento, quest'anno $1,40, l'anno prossimo $1,80, quindi un aumento degli utili previsti per l'anno prossimo di circa il 30%. E questi, vabbè, sono la crescita degli utili trimestrali. I dati di bilancio sono confortanti, è un'azienda che capitalizza quasi 10 miliardi di dollari, quindi è tutt'altro che di piccole dimensioni, ha un fatturato di 750 milioni. Quello che sorprende è che ha utili netti, questi sono dati di bilancio del 2017, di 177 milioni di dollari, che è il 25% del fatturato, che è una percentuale molto alta, considerando che è un'azienda manifatturiera, ma questo si spiega anche per il livello di alta tecnologia dei prodotti che Cognex fabbrica, e quindi c'è un margine operativo molto più alto rispetto ad altre attività industriali. Ha una liquidità in cassa di oltre 400 milioni di dollari, anche questo è un fatto che mi ha sorpreso, perché raramente si vede un'azienda che ha liquidità in cassa superiore alla metà del fatturato annuale. Su 750-400 milioni di liquidità in cassa rappresentano oltre il 50% del fatturato. Il bilancio è molto comodo, nel senso che anche questa società che ha pochissimi debiti, vedete che il rapporto fra attivo corrente e passivo corrente è di 6 a 1. Quindi vuol dire una società che ha molti assets e molti pochi debiti. Stessa percentuale di 5 a 1 è per l'attivo totale e il passivo totale, quindi anche nel medio-lungo periodo la società non ha debiti. Lo credo bene anche perché facendo utili così alti, avendo tanta liquidità, è difficile avere debiti. Qui vi ho selezionato questi tre link per assistere ai video. Questo è un video, il primo di 5 minuti, è generale sul funzionamento dell'automazione industriale usando i prodotti di Cognex. Questo è il primo lettore che vi avevo indicato, quello che legge in forma tridimensionale, è un video breve di 3 minuti. Questo è un altro video di Kinemetrics, non è un video della Cognex, però Kinemetrics è un'altra azienda all'avanguardia nel settore dell'automazione industriale. Ho ritenuto opportuno aggiungerlo perché può essere anche un altro spunto di acculturamento per quello che riguarda lo stato dell'arte dell'automazione industriale oggi. Questo è tutto per il momento per Cognex e per Mazor. Qui vi ho indicato queste slide, già le avevo mostrate nell'ultimo webinar di marzo sulla robotica, le ripropongo nel caso alcuni degli ascoltatori non abbiano potuto assistere all'ultimo webinar, l'elenco delle 120 società maggiori al mondo nel settore della robotica, qui appunto trovate Cognex e Mesa Robotics che stiamo commentando oggi. Qui l'elenco continua, c'è anche un breve elenco, perché non è completo, di tutte le aziende nel settore della robotica che sono quotate al Nasdaq Professional, no, scusate, al Nasdaq, e che seguiamo come Nasdaq Professional. Queste in blu sono le aziende di robotica nel settore medico, queste in nero sono le aziende di robotica nel settore industriale, queste in rosso sono quelle che stiamo commentando oggi e che abbiamo commentato nell'ultimo webinar, perché nell'ultimo webinar abbiamo parlato di Intuitive Surgical e di Zebra Technologies.
Avevamo anche parlato l'ultima volta dell'intelligenza artificiale, dello stato dell'arte. Non ricommento questa slide, la leggo per lo stesso motivo per cui se qualcuno degli ascoltatori di oggi non ha potuto, ha avuto la possibilità di assistere all'ultimo webinar, ripropongo questo ragionamento sull'intelligenza artificiale, ricordando che il futuro della robotica dipenderà in modo univoco dai progressi che si faranno nello studio dell'intelligenza artificiale. La comunità scientifica non fa previsioni a breve, grandi cambiamenti nello studio dell'intelligenza artificiale sono previsti più o meno fra 10-15 anni. Questo è quanto la comunità scientifica sta anticipando. Però, insomma, essendo una comunità scientifica, può sempre sorprendere all'ultimo momento. Questo è quanto per la parte che riguarda la robotica oggi. Guardiamo adesso due aziende di biotecnologia. Maurizio, continua a sentirmi? Sì, assolutamente, tutto bene. Okay. No, sentivo un silenzio tombale, mi ero preoccupato. No, no, ci sta interessando, il livello di attenzione del pubblico è altissimo e credo che è tutto, ecco, ci sta arrivando conferma immediata, tutto perfetto. Ah, ok. Saranno anche poi delle domande, ma le riserviamo in un'area successiva, quindi continua pure l'esposizione. Dunque, le due aziende di biotecnologia che guardiamo oggi sono Ionis e Sangamo Therapeutics. Sono tutte e due, come dicevo, aziende di biotecnologia. Qui c'è il grafico di Ionis nell'ultimo anno. Vedete anche qui un'azienda che quotava circa 38 dollari, mi sembra, era arrivata ad un picco di 64 più o meno. È un'azienda molto interessante. Adesso vi spiegherò la motivazione. Qui c'è tutta la descrizione della società. Ionis ha un portafoglio prodotti, un portafoglio farmaci molto ampio ed indifferente. 20 settori e tra l'altro ha dei partners industriali nel settore farmaceutico di tutto rilievo. Il prodotto principale di Ionis è questo. Questo è già commercializzato, è Spinraza, che è un farmaco contro l'atrofia muscolare spinale, ma ripeto, ha un ampio portafoglio farmaci che adesso vi mostrerò. I farmaci di Ionis sono destinati all'area della neurologia, del cardiometabolismo e di tutto il sistema renale e poi ha anche dei farmaci allo studio per la lotta contro i tumori. Questo è vi faccio vedere il portafoglio, devo cambiare orientamento. Ecco, qui vedete alcuni farmaci nel settore della neurologia e qui vedete le varie fasi di sperimentazione. Questo l'avevamo già spiegato nel webinar che riguardava le biotecnologie, però vi ho ancora una volta allegato la scheda descrittiva delle tre fasi, la vedremo fra poco. Questo è quello che per riguarda. Opera. Un attimo, questa è la parte neurologica, queste sono le malattie rare, vedete qui tutte le varie fasi di avanzamento, se è fase 1, 2 o 3, qui c'è tutta la parte che riguarda il cardiometabolismo e i farmaci per il sistema renale, sono diversi. Vedete i partners che ha Ionis, Bayer, Novartis, sono tutte multinazionali di primo livello. Qui ci sono i farmaci che riguardano invece la lotta contro i tumori, il tumore della prostata, e qui ci sono i partners. AstraZeneca, volevo fare un breve appunto. AstraZeneca è un nome un po' bizzarro, in realtà è una multinazionale inglese che è leader mondiale sia in termini di prodotti che di fatturato. AstraZeneca capitalizza in borsa oltre 90 miliardi di dollari, ha un fatturato di 22 miliardi di dollari e ha più di 60 mila dipendenti. Quindi avere un partner di queste dimensioni, tanto da un punto di vista numerico quanto finanziario, lo avevamo descritto
webinar che riguardava le biotecnologie è fondamentale perché è molto importante per un'azienda di biotecnologie avere i fondi sufficienti per portare a termine tutte le sperimentazioni, perché avevamo già visto che alcune sperimentazioni possono durare anche 7-8 anni ed hanno un costo eccessivo. Quindi sviluppare prodotti con partner come la Bayer o AstraZeneca diventa molto importante per una società di biotecnologie perché gli garantisce la liquidità necessaria per portare a termine tutte le sperimentazioni. Rimetto in formato normale. Quindi abbiamo visto, vedete qua, la quantità di prodotti che ha Ionis in portafoglio e in fase di sperimentazione. Fino ad oggi, per gli investimenti fatti in ricerca e sviluppo, la società registra delle lievi perdite, vedete, i 5 centesimi per azione sono lievi, però si cominciano a intravedere degli utili futuri e questo è importante per l'azienda. Vedete che nel 2020 già è previsto un utile consistente che più che raddoppia nel 2021. Faccio un'osservazione su questi valori, meno 1,1 e più 0,46. Questa sarebbe la previsione minima e massima degli utili in quell'anno. Perché la forbice è così ampia? Lo vedete soprattutto in questo caso qui. Perché la forbice è così ampia? Cioè da meno un dollaro a più quasi 2 dollari per azione di profitto. Perché questo dipende molto dalla rapidità con cui l'azienda riesce a commercializzare i nuovi farmaci. E cioè se il Food and Drug Administration è rapido nell'approvazione e quindi può iniziare subito la commercializzazione di nuovi farmaci, perché Ionis ne ha diversi in fase finale di sperimentazione, ovviamente la previsione che vale è quella dei maggiori utili. Se invece si verifica qualche ritardo nella commercializzazione, allora i ricavi saranno inferiori e quindi c'è presenza di qualche perdita di bilancio. Però nel medio-lungo periodo, cioè da partire dal 2020, Ionis prevede di arrivare all'utile e anche di aumentarlo considerevolmente negli anni futuri. Questi sono alcuni dati di bilancio. Nel 2017 ha realizzato mezzo miliardo di dollari di fatturato, che è stato il 50% in più rispetto al 2016, e sostanzialmente ha chiuso con un pareggio di bilancio. È un'azienda che capitalizza quasi 6 miliardi di dollari, quindi è una capitalizzazione di tutto rispetto. La cosa più importante è questa, che Ionis ha liquidità in cassa per oltre 1 miliardo di dollari. E questo, per quello che dicevo prima, è molto importante perché consente, avendo questa liquidità così elevata, di portare avanti e portare a compimento la sperimentazione di molti farmaci. Anche la situazione di bilancio è abbastanza confortante, vedete che il rapporto tra l'attivo corrente e il passivo corrente è di 5 a 1, quindi vuol dire che questa azienda ha molti pochi debiti nel breve periodo. La stessa cosa non si può dire nel medio-lungo periodo perché vedete che l'attivo totale è un po' superiore al passivo totale, perché vuol dire che qui dentro ci sono dei debiti di lungo periodo. Però c'è anche da considerare che la società ha liquidità in cassa e molto, molto alta, più di 1 miliardo di dollari, quindi quella parte dei debiti che sono presenti in questi 920 milioni non saranno sicuramente un problema a cui fare fronte per la società. Questo è tutto per Ionis per il momento. Qui vi ho allegato di nuovo la tabella delle 3 fasi di approvazione del Food and Drugs Administration, l'avevamo già vista in realtà nel webinar sulle biotecnologie, la ripropongo per coloro che non hanno avuto l'opportunità di assistere a quel webinar. Vediamo l'ultima azienda nel settore delle biotecnologie, questa è Sangamo Therapeutics. Ne abbiamo già parlato di questa azienda in precedenti webinars. Vedete l'aumento vertiginoso di valori che questa azienda ha avuto nell'ultimo anno, passando da 4 dollari fino a quasi 26 recentemente, quindi ha moltiplicato per oltre 6 volte il suo valore, la sua quotazione di mercato. Perché è successo questo? Spiego brevemente. Sangamo ha sviluppato una tecnica di editing, cioè di lettura di geni, che permette di leggere la catena del DNA direttamente all'interno del corpo umano. È una tecnica che si chiama in vivo. Questo elimina il bisogno di fare dei prelievi o di saliva o di qualcosa
qualunque altro elemento che sia portatore del DNA della persona per poi fare un'analisi in laboratorio. Cioè la lettura del DNA, la tecnica di Sangamo consente di leggere il DNA della persona direttamente sul paziente e questo è un metodo rivoluzionario nel settore della genomica. Questa tecnica, peraltro, permette sempre l'estrazione indiretta dal paziente del gene che provoca la patologia, con una tecnica che si chiama zinc finger, che è la forbice molecolare. Cioè, si toglie il gene che provoca la patologia e lo sostituisce con un gene correttivo, per cui si rimette a posto la catena del DNA. Tutto questo viene fatto direttamente sul paziente, senza nessun bisogno di analisi in laboratorio. Capite che questo è stato un passo in avanti nel settore della genomica molto importante, e da qui si spiega il motivo perché questa azienda ha moltiplicato per 6 volte il suo valore nell'arco degli ultimi 12 mesi. Qui c'è tutta la descrizione della società, potete leggere con calma. Ovviamente i rating sono tutti a gran favore di questa azienda perché sono la maggior parte, sono tutti degli strong buy, perché questa tecnica verrà applicata successivamente e maggiori risultati positivi si otterranno e sempre più questa azienda avrà successo nel mercato, nel mondo della genomica. Qui vi ho indicato i prodotti che la società ha in fase di sperimentazione, ce ne sono alcuni già in fase 2, quindi siamo già in fase avanzata e sono ad ampio spettro, perché vanno dall'emofilia fino all'oncologia, quindi alla lotta contro i tumori. Questo è il grafico degli utili, essendo una società di biotecnologia, ha registrato delle perdite, però vedete che negli anni a venire si comincia a vedere un ritorno agli utili, quindi nel 2020 è già previsto un ritorno agli utili, anche seppur lieve. Questi sono gli utili, diciamo, trimestrali. Questo è tutto per Sangamo, da cui ci si aspetta nei prossimi mesi altre novità nel settore della genomica. Con titoli sotto la lente, per oggi abbiamo visti quattro, due nel settore della robotica e due nel settore delle biotecnologie. Vediamo adesso tre titoli che stiamo seguendo come Nasdaq Professional, perché aspettiamo con un po' di ansia la pubblicazione della loro trimestrale che avverrà nelle prossime settimane. Da quello che verrà fuori nelle singole trimestrali di questo titoli si potrà capire quali potranno essere gli andamenti successivi nel corso dell'anno. Vediamoli, i titoli sono Tesla, GoPro e Baidu. Tesla, credo che la conosciamo tutte, è fabbricante di veicoli elettrici ed è coinvolta in questo nuovo progetto che è il veicolo senza conducente. Diciamo, Tesla ha un grande vantaggio che è la tecnologia, soprattutto quella con cui produce le batterie nella sua Gigafactory in Nevada, con una tecnologia molto avanzata e nessun problema di produzione, può produrre quante batterie vuole. Il problema che ha Tesla è nella produzione delle automobili, cioè nella catena di montaggio, perché non riesce a mantenere i target di produzione che si era prevista. Tesla aveva detto, per esempio, che nel settembre scorso avrebbe raggiunto il target di 2.500 veicoli alla settimana di produzione, e questo era il settembre scorso. Non li ha raggiunti. La settimana scorsa, guardate i dati, Tesla ha prodotto 2.020 autovetture, quindi non è ancora arrivata alle 2.500 che si era preposta per il settembre passato. Questo non c'è ancora arrivata, però ha già prodotto il 40% in più rispetto al trimestre precedente. Si suppone che entro la fine del mese di aprile riesca ad arrivare a questo target di 2.500 autovetture per settimana, considerando che ha un target fissato per giugno di raggiungere le 5.000, cioè di raddoppiare la produzione attuale. Questo, diciamo, nell'ultima settimana c'è stato molto nervosismo sul titolo Tesla, che era addirittura sceso a 240 dollari, poi ha recuperato, credo che ieri quotasse intorno a 305-304, quindi ha recuperato in un paio di settimane il 20%, perché si era creato un certo nervosismo circa la sua capacità produttiva. Adesso attendiamo
la pubblicazione trimestrale che verrà pubblicata il 9 di maggio, come qui è scritto, per capire quali obiettivi sono stati effettivamente raggiunti al momento e quali sono le prospettive nei prossimi mesi, cioè se Tesla è veramente in corsa per arrivare ai 5.000 veicoli alla settimana oppure avrà degli ulteriori ritardi. Il 9 maggio lo sapremo e ci comporteremo di conseguenza. GoPro, questa è un'azienda che credo alcuni di voi conoscano, è una fabbricante di mini macchine fotografiche d'alta tecnologia. Nel bilancio, ho presentato il bilancio 2017 a gennaio, è stato un bilancio deludente sia in termini di vendita di unità, ma anche di ricavi, perché ha, diciamo, tagliato il prezzo di alcuni suoi prodotti di quasi il 50%. Al mercato ovviamente tutto questo non è piaciuto, il titolo da 8 dollari è passato agli attuali 4,7, mi sembra che tra ieri e l'altro ieri era questa la quotazione, quindi ha perso quasi il 50% del valore, però ci sono due fatti nuovi che ci inducono a pensare che ci può essere un rimbalzo di questo titolo. Uno è che recentemente GoPro ha rivisto tutte le sue politiche di marketing e di vendita, riallineando i prezzi e quindi mettendosi al riparo di perdite di ricavi molto consistenti. Il secondo che ha fatto, questa è una notizia di 15 giorni fa, un accordo di licenza con Jabil. Jabil è la fabbrica che produce che produce sì, le mini macchine fotografiche per conto della GoPro, ma è un'azienda molto grande con 90 fabbriche sparse per il mondo e presenza in 23 paesi. Quindi il fatto di aver firmato un accordo di licenza con la Jabil, questo consente a GoPro di avere una presenza territoriale molto più ampia e quindi di poter aumentare le vendite a livello internazionale. Vediamo se la trimestrale di GoPro verrà presentata il 3 maggio. La leggeremo con attenzione e vediamo se questi due nuovi fatti, sia la revisione delle politiche di marketing, sia questo accordo di licenza con la Jabil, potranno essere fattori che porteranno ad un recupero del valore del titolo dagli attuali, perché qui c'è stato un 50% di perdita. Vediamo se ci sono gli elementi per poter pensare che da 4,7 si vada a recuperare qualche decina di punti percentuali rispetto alla quotazione attuale. Il 3 maggio sapremo anche questo. L'altro titolo che stiamo seguendo con attenzione è Baidu. Baidu è il Google cinese, è un'azienda che si commenta da sola, ha un fatturato di 12 miliardi di dollari, 45 mila dipendenti, ha realizzato nel 2017 2 miliardi e 700 milioni di dollari di utili netti. E ha in cassa la bellezza di 13 miliardi di dollari, che voglio dire, si commenta da solo come dato. Questo è il grafico dell'ultimo anno di Baidu. C'è da dire, questo è il momento in cui, quello che vi sto indicando, è il momento in cui Baidu ha presentato il bilancio del 2017. Vedo che il titolo ha avuto un rimbalzo notevole di quasi il 30%. Adesso qui c'è stata una correzione piuttosto evidente perché essendo un'azienda cinese ancora non si capisce bene questa guerra commerciale tra USA e Cina come andrà a finire. Comunque i titoli cinesi quotati al Nasdaq hanno avuto tutti un certo ritracciamento. Il 15 maggio verrà presentata la trimestrale di Baidu, quindi anche lì vedremo quali conseguenze questa turbolenza tra USA e Cina si potranno prevedere e vedremo se è il caso di dare un segnale operativo sull'acquisto dei Baidu a questo valore, a questi valori. Queste sono le tre aziende che abbiamo, diciamo, stiamo seguendo con molta attenzione ed aspettiamo la pubblicazione della trimestrale. E chiudo questo mio intervento mostrandovi un elenco di 25 titoli quotati tutte aziende quotate al Nasdaq che pubblicheranno la trimestrale tra il 15 aprile e il 30 maggio. Qui, anche qui sono 25 titoli che noi seguiamo con un occhio di riguardo. Vi mostro questa tabella che poi verrà inviata dopo il
dopo il webinar. Sono 25 aziende, diciamo, molto diversificate. Queste due prime sono nel settore delle fibre ottiche, poi ci sono aziende nel settore delle biotecnologie, c'è aziende nel settore della robotica, vedete iRobot, Intuitive Surgical. C'è anche, mi sembra, sì, VeriSign, che è Cyber Security. Queste sono le date in cui presenteranno la trimestrale. Vedrete che alcune date sono molto prossime, il 17 aprile per la settimana prossima e via discorrendo. Quindi su queste aziende noi ci stiamo concentrando. Non tutte le date sono ancora uscite. Quando questa tabella sarà completata con tutte le date delle trimestrali relative a tutti questi 25 titoli, i nostri abbonati ovviamente la riceveranno, perché sono tutti in questo insieme di titoli verranno fuori alcuni segnali operativi nelle prossime settimane. A questo proposito volevo specificare che la prima trimestrale dell'anno è molto importante per un'azienda quotata al Nasdaq, perché è un po' il faro che fa luce sull'anno in corso. Quindi dai risultati del primo trimestre poi si può capire quali sono le proiezioni in termini di fatturato e di utile, perché poi è quello che ci interessa durante il decorso dell'anno. Questo è un periodo di grande intensità di lavoro per noi del Nasdaq Professional, perché dobbiamo esaminare tante società. Ma questa è una conseguenza anche positiva, perché mentre normalmente inviamo circa 4 segnali al mese, vedrete che nelle prossime settimane i segnali aumenteranno di ritmo e potranno anche essere 6 al mese. Peraltro, avrei in mente nel prossimo webinar di fare un excursus generale su un gruppo di 20 o 30 società e di valutare la loro prima trimestrale e vedere quelli che sono andati bene e quelli che sono andati meno bene e capire dove ci si può orientare per fare nuovi investimenti. Quindi noi siamo, insomma, al lavoro, come si dice gergalmente, siamo un po' sul pezzo. Vediamo nel 2018 di ripetere almeno la performance del 2017, se ci riusciamo di fare anche qualcosa di meglio. Io con questo mio intervento sarei alla fine. Maurizio? Gianni, mi riprendo il video Sì. col tuo permesso, se hai finito l'esposizione sulle slide. Sì. E mi riprendo il video anzitutto per ricordare l'offerta speciale che tu ci hai autorizzato a pubblicare, l'offerta 6x12 presente sul sito di Traders Cup alla pagina degli abbonamenti e servizi Nasdaq Professional. Basta cliccare sull'opzione compra 6 mesi e prendi un anno e cogliere l'occasione, ancora una volta straordinaria, di pagare 6 mesi e prendere 12 mesi di servizio di Nasdaq Professional e partecipare così alla Equity Line che abbiamo mostrato prima, che è stata mostrata anche dall'ingegner Mattioli durante l'esposizione. Ricordiamo che questa Equity Line deve essere aggiornata ulteriormente con un ulteriore 10% che è stato preso dal titolo che è andato a profitto proprio oggi e di cui molti ascoltatori ci hanno comunicato l'esito felice dell'operazione effettuata. E ci ha fatto piacere che questo è avvenuto proprio durante il webinar dell'ingegner Mattioli. Ci sono alcune domande, Gianni, a cui vorrei che tu rispondessi e ce ne sono alcune che riguardano proprio queste legittime preoccupazioni che ci sono per quello che riguarda il mercato americano sulla guerra commerciale USA-Cina e sull'imposizione dei dazi da parte di Trump. Vuoi dire due parole di commento? Che cosa, soprattutto la preoccupazione e la domanda è: come impatterà sui titoli del Nasdaq e quindi se tu hai dei timori sulla gestione del Nasdaq Professional per quello che riguarda questi aspetti della guerra commerciale. Sì, dunque, innanzitutto, diciamo, al Nasdaq sono quotate aziende di tecnologia, sia tecnologia industriale sia nel settore medico e quant'altro. I dazi che al momento la Cina sta applicando riguardano la vecchia economia, cioè riguardano il Dow Jones.
E infatti il Dow Jones, se vedete, sta soffrendo in maniera molto più evidente rispetto al Nasdaq. I cinesi hanno applicato dei dazi sul settore automobilistico, sul settore autospaziale e sull'agricoltura, tutte tipologie di attività che fanno parte del Dow Jones, non fanno parte del Nasdaq. Comunque la mia impressione personale è che in questo momento siamo nella fase dei fuochi di artificio, cioè ancora non si sono fatti tanti proclami sia da una parte che dall'altra, ma nulla è successo a livello pratico, cioè i dazi ancora non sono stati applicati. Ho l'impressione che sia un po' un po' uno scontro verbale, così come quello che è avvenuto tra il leader nordcoreano e Trump alcuni mesi fa. Sembrava che da un momento all'altro ci dovesse scoppiare una terza guerra atomica, e, cioè una terza guerra mondiale di tipo atomico, poi in realtà non si è risolto in nulla di fatto. Ho la sensazione che anche questa volta ci saranno degli scontri più verbali che di fuochi di artificio, ma poi si metteranno d'accordo perché sono le prime due potenze mondiali e sarebbero stupidi sia l'uno che l'altro a combattersi vicendevolmente. I cinesi comunque devono rendersi conto che ormai, essendo la seconda potenza mondiale e continuando a crescere a livello di PIL del 5-6% l'anno, non possono più comportarsi come la Cina di 15 anni fa, quando vendevano a prezzi ridicoli le scopole, le scarpe di paglia. È una realtà ormai mondiale, quindi i cinesi devono anche comportarsi alla stregua della seconda potenza mondiale. Questo credo che Trump faccia bene a farglielo capire, ma credo che questo presidente cinese sia una persona molto lungimirante dai discorsi che continua a fare, e credo che questa guerra dei dazi poi si risolverà in un accordo a favore degli americani, credo io, perché i cinesi devono ancora fare un po' di mea culpa su questo settore, ma non ci saranno, soprattutto per le aziende di alta tecnologia, conseguenze evidenti. Forse ci sarà qualche cosa più da temere nel mondo del Dow Jones. Senti, una domanda proprio specifica è, quindi secondo te, per esempio, su Tesla i dazi non impatteranno? Su Tesla probabilmente sì. Bah, su Tesla potrebbero impattare, vediamo poi come rispondono gli Stati Uniti, perché vero è che i cinesi non vendono molte macchine negli Stati Uniti, però il successo di Tesla non dipenderà tanto dal mercato cinese. Il successo di Tesla dipenderà dal mercato europeo, perché negli Stati Uniti Tesla è molto avanti nelle vendite. Nel mercato europeo ancora non si è creata diciamo, la struttura viaria per far andare macchine elettriche, mentre in America questo qui è già presente. Credo il passo importante per lo sviluppo di Tesla sarà l'Europa, non tanto la Cina. Ok, ci sono alcune domande poi che riguardano i titoli. Aspetta che proviamo. Ecco, anzitutto una considerazione di fondo, no? Sui titoli che hai illustrato e su quelli che cerco di raggruppare insieme alcune domande che trattano un argomento consimile, no? Viene una gran voglia di dire, no, su alcuni titoli che hai mostrato, che forse sono titoli che valgono anche per il lungo periodo, ovviamente a voler prevedere il futuro, no? Nel senso che, per esempio, alcuni ascoltatori dice, sembra quasi un peccato di prendere il 10% su titoli che hanno invece una. Come dire, che hanno avuto rendimenti di un certo tipo. Altri ascoltatori dicono: ma forse alcuni di questi titoli vale la pena anche di prenderli e metterli con logica da cassettista, insomma, invece che logica speculativa. Se vuoi commentare un po' questi, come dire, queste osservazioni. Sì, io ringrazio questa domanda perché è una riflessione che stavo facendo recentemente. Il Nasdaq Professional ha un modello operativo che prevede l'acquisto di un titolo quando si prevede un aumento del 10% nei successivi 30 o 60 giorni. Questo è il modello operativo del Nasdaq Professional. Se ne possono tirare fuori altri decine di metodi operativi. Noi abbiamo scelto questo anche perché ci sarebbero una serie di considerazioni da fare, forse varrebbe la pena aprire il prossimo webinar con questo.
Dipende, noi abbiamo una platea di abbonati che è molto differenziata tra di loro. Ci sono coloro che hanno disponibilità liquide molto importanti e altri un po' meno. Ci sono coloro che lo fanno per sport, altri lo fanno per reddito. Quindi sì, prendere un titolo. Io continuo a riproporre questo mio modello operativo perché peraltro siccome va bene, quindi insomma questa squadra che vince non si cambia. Quindi continuerò ad andare avanti con questo mio modello operativo. Ciò non toglie che in casi specifici, ma questo Maurizio dobbiamo metterci d'accordo perché è un prodotto a parte, si possono considerare degli investimenti di medio-lungo periodo. Però questo diciamo non lo si può fare, non è un consiglio che si può dare ad una persona che ha una liquidità limitata e con la quale, dalla quale si aspetta un rendimento mensile di sostentamento, perché non tutti hanno la possibilità di prendere 20 o 30 mila euro, investire in 4-5 titoli e tenerseli un anno. Certo, certamente, certamente. Ma è, un, ma è diciamo, un addendum al Nasdaq Professional che possiamo pensare, ma è più un profilo da investor, diciamo, non da trader di breve periodo. Non solo, ti posso dire che, ed è un'anticipazione che faccio ai nostri ascoltatori, che la rivista Investors, di cui mi pregio di essere editore, ma il comitato di direzione della rivista Investors ha manifestato molto interesse a, come dire, a promuovere il servizio Nasdaq Professional, magari con anche una logica orientata al segmento investing, no? Al segmento da investitori. Quindi questa è una cosa molto interessante che può essere sviluppata nel prossimo futuro. E per quello che riguarda il capitale che noi consigliamo su Nasdaq Professional, ci sono parecchie domande su questo, premesso che i dettagli operativi del Nasdaq Professional sono ampiamente descritti nelle descrizioni operative che trovate sul sito. Diciamo, il capitale che noi consigliamo e che è pubblicato sul sito è fra i 20 e i 25 mila dollari a seconda del rischio per operazione. Ovviamente significa che se ho meno capitale non farò altro che dividere la size che l'ingegner Mattioli consiglia sulla pubblicazione dei segnali rispetto al capitale. Quindi se ho un capitale ad esempio di 10 mila dollari o di 12.500, andrò a dividere per due la size che Ligier Mattioli consiglia nel momento in cui pubblica un segnale. È corretto quello che sto dicendo, Gianni, giusto? Sì, è corretto, è corretto. Perfetto. E questo è per rispondere un po' al capitale occorrente. Il capitale occorrente, diciamo che dipende dalle disponibilità individuali. Noi abbiamo creato un modello che è basato sul capitale che è pubblicato sul sito, va bene? E su quello pubblichiamo le size conseguenti, ma size che possono essere tranquillamente sottomultiple o multiple in funzione del capitale che effettivamente con cui si intende operare. Quanti titoli normalmente ci sono in portafoglio mediamente? Dunque, in questo momento ne abbiamo 8, anzi 7, in realtà 7 perché c'è stato Approfitto a questo target profit di oggi, perché ci sono stati due o tre segnali recenti, insomma, che hanno aumentato un po' il numero di titoli in portafoglio, tenendo presente che ce ne sono, credo, uno e due che sono in portafoglio da diverso tempo. Ok, un attimo, arrivano anche altre domande, arrivano anche parecchi complimenti. Ecco, un ascoltatore, per esempio, ci condivide che sarebbe particolarmente interessato a questa logica di investimento di medio-lungo termine, no? Nel senso ad un servizio dove vengono anche indicate questo tipo di operazioni. E Investors potrebbe essere sicuramente, perché no, il veicolo adeguato per il pubblico che è interessato a questo tipo di operazioni di maggiore lungo termine con minore valenza speculativa.
Una domanda sola, ancora, sui titoli, ecco, sul rischio cambio, no? Alcuni ascoltatori ci chiedono per quello che riguarda il dollaro, in questo momento l'euro si sta, da alcuni mesi ormai, si sta rivalutando rispetto al dollaro e quindi in questo momento c'è un rischio cambio oggettivo, no? Nell'investimento in dollari. Ovviamente il rischio cambio che ascoltatore, ciascun investitore può coprire a suo piacimento, anche in modo molto semplice con una piattaforma di forex. Vuoi, non so, vuoi commentare in qualche modo questo? Sul rischio cambio purtroppo non posso dire molto perché sono fatti imprevedibili macroeconomia e quindi dovendo il Nasdaq Professional invece concentrarsi sui titoli, le previsioni macroeconomiche io non mi sento di inserirle nel servizio. Non so Certo, se sono stato chiaro. assolutamente, no, no, ma è assolutamente corretto quello che dici. Ovviamente il rischio cambio fa parte dell'asset di rischio di ogni investitore. Quello che io consiglio è una diversificazione, diciamo, a livello concettuale. Io personalmente ho sempre adottato una logica che un terzo va tenuto nella valuta che oggi è l'euro. Una volta erano i marchi tedeschi, per dire la verità, però oggi è Sì. l'euro. Un terzo in marchi oggi euro, un terzo in franchi svizzeri e un terzo in dollari. No? Questo qui è il vecchio portafoglio che in genere ha funzionato e ha resistito nel lungo termine. Qui stiamo parlando di operazioni di Nasdaq Professional relativamente veloci perché sono speculative, quindi l'esposizione in dollari è relativa ad un portafoglio che comunque ha una forte rotazione. Quello che io consiglio è che se non c'è una diversificazione in valuta nel portafoglio, quello di fare una copertura del rischio cambio fatto in modo molto banale con una piattaforma Forex che permetta di compensare l'eventuale perdita di valore del dollaro rispetto all'entità del capitale. E se ho per esempio un capitale di 20.000 dollari, è molto semplice quello di compensare i 20.000 dollari con un'operazione, diciamo, contraria dove il dollaro è short e l'euro è long, quindi 20.000 euro USD, un 20.000 euro dollari su una normale piattaforma Forex che permette la compensazione del rischio cambio. Ma questo ovviamente è una cosa completamente soggettiva ed è un comportamento che è quello che tengo io quando vedo che c'è una disparità nel portafoglio su una valuta rispetto ad un'altra. Può essere seguita, se ritenete, come consiglio operativo laddove non ci sia una diversificazione adeguata in termini valutari sul vostro portafoglio. Dunque, tassazione sui titoli americani, la tassazione degli utili è identica per il contribuente italiano, indipendentemente dal fatto che i titoli siano americani, europei, giapponesi o italiani. E quindi è la tassazione del 26% sull'utile conseguito. Dunque, consigli sui broker. Noi ci troviamo molto bene in Europa con Interactive Brokers, che riteniamo essere un broker di riferimento per le azioni americane. Ci risulta che molti abbonati a Nasdaq Professional utilizzano con soddisfazione Fineco. Ci risulta anche che ci sono altre piattaforme, ovviamente, oltre a queste due che ho citato, alcune che hanno la contrattazione completa del Nasdaq, alcune dove il titolo alle volte deve essere richiesto per poter essere quotato. Ne ho citati solo due, sono due che vediamo molto spesso utilizzati con soddisfazione dai nostri clienti. Non abbiamo la presunzione di dire che sono gli unici. Ecco, ci sono ovviamente gli ascoltatori che in questo momento stanno, ecco, per esempio Directa, vedo un ascoltatore che mi cita Directa. Directa è certamente un broker
in modo particolare negli ultimi tempi ha un forte orientamento al mercato americano e quindi mi sento senz'altro di sostenere una candidatura diretta. Vedo anche citato un vicino olandese, credo di sì, anche se ancora non è molto diffuso in Italia. Ricordo che De Giro rilasciò a Traders Magazine Italia una intervista esclusiva. Io fui fautore di per dedicare all'amministratore delegato di De Giro la copertina dell'aprile del 2016, se non erro, aprile 2016, del numero di Traders di aprile 2016, cioè in copertina l'amministratore di De Giro, era la prima visaglia che De Giro sarebbe arrivato in Italia come broker. Ritengo comunque che sia molto qualificato per operazioni sul Nasdaq, ma non ho purtroppo riscontri diretti, ho riscontri di bassi livelli commissionali molto competitivi, non ho riscontri sulla operatività. Certamente, oltre a quelli citati, ripeto, possono esserci altri broker utilizzati. Il Nasdaq ormai è una realtà che è estremamente diffusa. Complimenti, grazie per tutti i complimenti che ci stanno arrivando. Ci chiedono il link per abbonarsi. Quello che vedete in questo momento proiettato sul video, ma a chi lo richiede, certamente manderemo anche una mail per poter facilitare l'abbonamento. Ricordo il link, che è questo, è molto semplice peraltro, perché andando su traderscap.it, cliccando alla voce abbonamenti, andando a scendere sulla voce Nasdaq Professional, abbonati, compare questa pagina, di cui questo è il link diretto, e questo è l'opzione 6x12, compra 6 mesi e prendi un anno. In ogni caso, a chi ne ha fatto richiesta, manderemo anche il link diretto. Ecco, c'è un abbonato, Gianni, che ci sta dicendo: sono abbonato da pochi giorni e il costo si è già ripagato alla grande. Mi fa piacere che, ecco, è un'osservazione che è arrivata proprio in questo istante. Sono consegnata alle 19:25 da parte di un abbonato, evidentemente contento del servizio, e quindi oltre che comunicarlo al pubblico, te lo comunico a te, Gianni, perché è sicuramente è una cosa che ti farà piacere di sapere. Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Abbiamo tutto il 2018 poi per portare dei profitti a casa. Ok. Ribadiamo che lo stop loss applicato su ogni operazione è del 15%, dico bene, No, 10%. 15%. Lo stop loss iniziale è del 10%, talvolta viene elevato quando è necessario, dico bene, fino al 15% Sì, massimo. quando ci sono delle pressioni temporanee aumentato, questa comunicazione viene mandata o via email o nei casi più urgenti via SMS. Ok, perfetto. Ci sono altri ascoltatori che ci dicono che si stanno abbonando in questo momento e li ringrazio e li ringraziamo della fiducia. Lo stop loss quindi iniziale è del 10% con un target profit del 10% e talvolta lo stop loss può essere ritoccato fino al massimo del 15% semplicemente per ragioni di andamento momentaneo del mercato. Tengo a sottolineare che proprio per quello che ha detto poco fa l'ingegner Mattioli, per la tipologia di operazioni che vengono fatte nel Nasdaq Professional, il sistema è fatto proprio in questo modo, è costruito in modo tale da avere un percent profitable molto elevato, bene, e talvolta uno stop leggermente più elevato del profit ci può stare, perché la percentuale di profittabilità di operazioni in profitto rispetto al totale delle operazioni è veramente molto molto elevato ed è a favore quindi dell'investitore, a favore del trader. Credo che abbiamo risposto a tutte quante le domande.
sono arrivati una ondata di complimenti, ormai siamo abituati da anni quando ci sei tu a ricevere una piccola inondazione di complimenti. Sono le 19:30, credo che abbiamo dato ampio spazio sia all'esposizione sia alla risposta alle domande. Certamente andremo a raccogliere ulteriori abbonati nella giornata di oggi. Dico anche perché me lo ha comunicato proprio adesso il nostro Luciano Locastro, che è una nuova risorsa che si è aggiunta in Traders Magazine Italia al servizio clienti, al servizio di Customer Care, e sarà sua cura contattare i partecipanti al webinar attraverso il telefono per verificare lo stato di soddisfazione sia nell'utilizzo di Nasdaq Professional sia nell'ascolto di questo webinar. Quindi mi aggiunge anche, mi fa molto piacere che intende dare un omaggio speciale a chi appunto verrà contattato telefonicamente, oltre che l'offerta, che sarà comunque disponibile per tutti i partecipanti qui sul sito di Traders Cup, alla pagina abbonamenti di Nasdaq Professional, ci sarà il nostro Luciano Locasto che chiamerà i partecipanti per offrire un omaggio ulteriore, un omaggio che sarà spero, una piacevole sorpresa. Comunque è un omaggio in più per tutti gli ascoltatori del webinar per tutti i partecipanti. Bene, credo che sia giunto il momento di salutarci. Grazie a tutti i partecipanti per, come al solito, partecipare in modo così attivo ai nostri webinar, alle nostre iniziative editoriali. Un grazie più che mai scontato per l'ingegner Mattioli, che ha fatto un'esposizione a mio avviso splendida e di grandissimo interesse, che comunque ha suscitato l'entusiasmo e il rilievo di attenzione di tutti i nostri partecipanti ed ascoltatori. Direi arrivederci al prossimo webinar. Probabilmente Gianni, mi sento di dire che forse ci sarà in maggio, dico bene, il prossimo webinar con te. Direi di sì, è un'occasione per fare una rivisitazione dei risultati del primo trimestre di un gruppo di società del Nasdaq. Perfetto, perfetto. Quindi ci risentiremo di nuovo con l'ingegner Mattioli in maggio. Vi dico subito invece che Traders Magazine ancora sarà presente con la piattaforma di Traders Webinar già martedì prossimo della prossima settimana. Ritorneremo su un argomento che è stato caro a molti, che è il mercato immobiliare, e proveremo a ritornare su questo argomento che ha già riscosso molta attenzione. In modo particolare parleremo poi del mercato immobiliare americano, un argomento che già avevamo trattato in un webinar prima di Natale, a novembre o ai primi di dicembre, se non erro, e di cui avevamo promesso un ripercorso. Il momento è giunto, ci sarà la prossima settimana. Occhio, come al solito, al sito di Traders Magazine Italia, occhio alle nostre email, al nostro settimanale e a tutti i nostri strumenti di comunicazione con cui abitualmente apprendete delle nostre iniziative editoriali e del nostro webinar. Arrivano ancora tanti ringraziamenti, siamo noi che ringraziamo il pubblico per la fiducia che continua a darci. Grazie ancora all'ingegner Mattioli, grazie a tutto il pubblico, a tutti coloro che hanno partecipato, e arrivederci al prossimo webinar. Grazie a tutti.